Michele Sasso, col suo operato, ci insegnava di avere, ad avere cura dei ragazzi, e oggi lo facciamo attraverso una scuola, quindi mi sembra molto bello che ci sia una scuola dedicata a lui, e vi ringrazio anche per aver pensato ad un concorso che è un premio artistico letterario. 30 anni fa nasceva la Sasso. È lo slogan che ha accompagnato non soltanto il concorso grafico letterario, ma anche la cerimonia di premiazione tenutasi ieri all'Istituto De Nicola Sasso di Corso Vittorio Emanuele. Un evento organizzato e promosso dall'Associazione Monsignor Michele Sasso per ricordare il trentennale della nuova intitolazione del plesso scolastico ex Cesare Battisti ed inserito nell'ambito del Premio Nazionale Don Michele Sasso, assegnato quest'anno alla carismatica figura di Padre Enzo Fortunato, storica voce francescana e volto noto dei programmi televisivi religiosi, particolarmente attento nel suo ministero alla realtà dei bambini e dei poveri, degli esclusi e degli ultimi della società. Fate stare nelle vostre case un povero ed è la più grande benedizione di Dio. L'evento ha visto una nutrita partecipazione di studenti dell'indirizzo primario e secondario di primo grado che si sono cimentati, guidati dal corpo docente della scuola, nella realizzazione di testi scritti ed elaborati artistici, così come spiegato ai nostri microfoni dalla dirigente scolastica Alessandra Tallarì. Hanno partecipato tantissimi alunni con un elaborato inedito su tre tematiche fondamentali che sono la carità, la solidarietà e la fratellanza, facendo anche un punto di riflessione sul ruolo del sacerdote nell'odierna società. Quindi non potevamo non ricordare nella migliore modo possibile Monsignor Michele Sasso, che ha fatto tanto per i bambini, gli ultimi, i più deboli, i più poveri, veramente ha fatto tanto quando era in vita per il territorio e soprattutto per i ragazzi, perché lui comunque insegnava. A guidare la cerimonia di premiazione il teologo Agnello Clemente, mentre ad introdurre la figura di Don Michele e di Padre Enzo Fortunato, l'attenta riflessione del professore Giuseppe Falan. Sono veramente felice che l'associazione Monsignor Michele Sasso negli ultimi anni, oltre a ricordare l'opera di Don Michele attraverso le sue pubblicazioni, la ripubblicazione dei suoi libri, abbia preso la strada di continuare proprio ciò che faceva Don Michele, il quale non ha fatto altro che essere un prete torrese con la P e la T maiuscola, sulla scia del nostro parroco santo Vincenzo Romano. L'opera di Don Michele con i giovani. Riusciva a stare nell'oratorio con i ragazzi, con la chitarra, riusciva ad uscire con loro, e il mio personale ricordo è quello sull'altare. Gli servivo messa ed era di una misticità unica. Oltre all'amministrazione comunale, presente anche per l'occasione la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Loredana Raia. Credo che intitolare 30 anni fa una scuola a Don Michele Sasso sia stato un atto lungimirante, perché non è stato solo il modo di onorare una missione, ma è stato, secondo me, molto di più, perché attraverso quell'intitolazione si è permesso all'azione di Don Michele di rimanere per sempre come modello, come messaggio nei confronti delle giovani generazioni.